Il libro Seminario Futuro nasce appunto dall'esperienza di questi anni, raccoglie alcuni interventi che sono nati dal servizio alla conferenza episcopale in occasione di richieste di varie realtà ecclesiali e di altro genere. Formare l'uomo non è un accompagnamento perché la persona non viene fuori in maniera automatica e spontanea. Nell'essere umano c'è una dotazione della completa di tutto ciò che è necessario, ma l'attivazione di questa dotazione in campo fisico, psicologico, spirituale, l'attivazione è frutto di un lungo apprendistato, un lunghissimo apprendistato. Questo per la natura assolutamente complessa e, diciamo, per usare una categoria tradizionale superiore della persona umana, le cui capacità e soprattutto la cui natura personale e spirituale raggiunge vertici che superano tutte le dinamiche puramente naturali. E dunque c'è bisogno di una educazione in cui si intrecciano, come ben vediamo e sappiamo, la proposta, l'esempio, il dialogo, l'indicazione, la presenza alla mobilitazione, all'attivazione delle risorse personali che si apprende ad attivare, a mettere in campo, a imparare a usare gradualmente, a poco. La proposta della Chiesa, non va intesa come una sorta di aggiunta, di giustapposizione rispetto a ciò che è l'uomo, come una sorta di proposta sacrale, religiosa, clericale, peggio ancora, su un essere che deve, quasi recepire passivamente. In realtà la proposta di Cristo è la proposta di una umanità compiuta che risponde al disegno e alla natura e al dinamismo dell'uomo così come è fatto. In fondo Gesù Cristo è l'uomo perfetto come è voluto da Dio, come è stato creato da Dio. L'educazione ha per natura sua l'abilitazione della libertà umana, cioè aiutare una persona a diventare se stessa nella libertà, scegliendo ciò che vuole essere. E la proposta cristiana non può essere fatta e accolta se non in questo clima di libertà. Gesù dice nel Vangelo: se vuoi.